Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Jumper T-Pro, radiocomando compatto ideale per droni FPV. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della scatola. Abbiamo una valigetta ed il manuale di istruzioni. Il manuale è ben realizzato e ci dà una buona introduzione alla radio. Ora apriamo la valigetta. Come vedete troviamo la Jumper T-Pro ben ferma con delle protezioni per i gimbal. Questa è un'ottima cosa perché siamo sicuri che durante il trasporto la T-Pro non subirà alcun danno. Vediamo subito peso e dimensioni. Il peso senza batterie è di 236,9 grammi. Le dimensioni sono di 16x12 cm. Lo spessore massimo è di circa 5 cm. Sul fondo troviamo una bustina con l'alloggio per i moduli esterni, per ora la mettiamo da parte e ci torneremo più avanti. La Jumper T-Pro si presenta come un radiocomando dalle dimensioni compatte in stile joypad. L'impugnatura è molto ergonomica e si riescono a raggiungere agevolmente i gimbal e tutti i tasti. Vediamoli nel dettaglio. Sull'impugnatura troviamo i tasti per usare il sistema operativo della radio. Jumper ha preinstallato OpenTX, ma se preferite potete sostituirlo con EGTX. Questo è il tasto menu, una veloce pressione ci farà accedere al menu modelli, mentre una pressione prolungata ci farà accedere al menu sistema. Sotto abbiamo il tasto selezione che ci fa scorrere tra le varie pagine, una veloce pressione ci farà andare avanti, mentre una pressione prolungata ci farà tornare indietro. Per finire abbiamo il tasto Exit per uscire. Sull'altro lato abbiamo questa rotella che serve per navigare all'interno dei vari menu e che può essere anche premuta per confermare. Grazie a questo sistema navigare all'interno di OpenTX risulta essere semplice e immediato. Al centro abbiamo il tasto accensione e i trim che servono per regolare i gimbal, tuttavia per i droni non servono, ma tornano utili se usate modelli come aerei o alla fissa. Poco sopra abbiamo un anello in metallo per la tracolla, questo è positivo in quanto non tutte le radiocompatte ne hanno uno. Sopra il display abbiamo questa serie di tasti che sono da intendersi come sei tasti individuali ma autoescludenti. In poche parole, ogni tasto è indipendente dagli altri, ma può esserne attivato solo uno alla volta. Questa è una scelta controversa, in quanto avere i tasti in questo modo è di dubbia utilità. Tuttavia questa impostazione potrebbe avere anche il suo senso se usata per le modalità di volo, in quanto se ne attiva solo uno alla volta. Infatti potremmo usare il primo per Angle Mode, il secondo per Horizon, il terzo per Acro Trainer e così via. Al di là di questo, tramite OpenTX possiamo togliere l'autoesclusione e fare in modo che se ne possano selezionare più di uno contemporaneamente. Passando alla parte posteriore della radio abbiamo le note dolenti, in quanto la scelta delle switch non è proprio delle migliori. Infatti al posto dei classici interruttori a levetta troviamo due tasti momentanei e due tasti interruttore a tre posizioni, mentre sotto abbiamo due potenziometri a rotella. La scelta di mettere due interruttori momentanei è indubbiamente sbagliata, in quanto sarebbe stato meglio che uno dei due fosse stata a pressione. Tuttavia ho già realizzato un video su come impostare il comando dell'ARM su questa radio, se ve lo siete persi lo trovate linkato in descrizione. In questo punto della radio notiamo un ingresso jack, il tasto boot e una porta USB tipo C. L'ingresso jack può essere usato come porta trainer, ovvero per funzioni di allievo maestro, cosa che per FPV comunque non si usa. Il tasto boot serve per far andare la radio in DF1 mode, di norma questo tasto non dovete usarlo e serve solo in caso di emergenza per problemi col firmware della radio. Infine la porta USB svolge diverse funzioni, prima di tutto appunto possiamo usarla per l'aggiornamento firmware. Inoltre il collegamento al PC serve per usare il radiocomando con il simulatore ed in questo caso sono supportati vari liftoff, velocidrone, DRL e così via. Infine possiamo usarla per avere accesso ai contenuti della microSD.
A proposito di microSD, lo slot è qui sopra l'antenna. Per quanto riguarda la capacità, non ho trovato informazioni precise, ma posso confermarvi che quelle fino a 32 GB vengono lette senza problemi. La microSD viene usata dal sistema per vari scopi, ad esempio possiamo mettere dei firmware per aggiornare le riceventi, ma anche i pack delle voci. A tal proposito, se cercate delle voci custom, potete provare quello che ho creato io, ve lo lascio linkato in descrizione. Lo speaker per l'audio è posizionato qua sotto. Per finire, la porta USB viene usata per ricaricare le batterie della radio. Le batterie vanno sistemate sotto l'impugnatura in gomma, rimuoviamola subito per vedere come metterle. La Jumper T-Pro si alimenta con due per 18650 che non vengono fornite in dotazione e vanno acquistate a parte. Come marche vi consiglio Samsung, Sony, LG o Panasonic. In descrizione vi lascio qualche link su dove trovarle. Come vedete, la polarità con la quale inserire le batterie è chiaramente indicata sul vano. Fate attenzione a rispettarla perché se le mettete col verso sbagliato mandate in corto la radio e la rovinate all'istante. Il polo positivo delle 18650 è la parte cool pin, mentre il polo negativo è il fondo piatto. Quindi inserisco le due batterie secondo il verso indicato. Le batterie sono collegate in serie, quindi avremo un sistema alimentato a 2S. Il vantaggio di questa soluzione è fornire tensione sufficiente tale da alimentare i moduli esterni senza problemi. Passando allo schermo, abbiamo un LCD da 1.3 pollici con risoluzione di 128x64 pixel. Si tratta di un display standard montato sulla maggior parte delle radio con questo formato. Il sistema operativo, come abbiamo già detto, è OpenTX, per il quale ho già realizzato diversi tutorial validi anche per questa radio, come impostare un allarme di batteria scarica, i timer o il segnale RSSI per le riceventi FRSky. In descrizione vi lascio la mia playlist con tutti questi video. Passando all'antenna, ne abbiamo una di tipo ripiegabile. Questa è una buona scelta, in quanto conferisce alla radio una struttura estremamente compatta. Per quanto riguarda il modulo interno della Jumper T-Pro, abbiamo due possibilità: scegliere il modulo interno multiprotocollo o scegliere il modulo interno Express LRS. La versione col modulo interno multiprotocollo monta il JP 4-in-1. Si tratta del classico modulo a 4 chip usato nella maggior parte delle radio multiprotocollo. Questo è il modulo migliore e ci dà la compatibilità con svariati protocolli a 2.4 GHz, come FlySky, FRSky, Futaba, RadioLink, Spectrum e tanti altri. Se scegliete questa versione potete decidere di abbinarci un modulo esterno Express LRS da 2.4 GHz, con potenza massima di 500 mW. Inoltre, se volete, potete aggiungere anche una ricevente compatibile. In alternativa possiamo scegliere direttamente la versione col modulo interno Express LRS. In questo caso abbiamo un modulo da 2.4 GHz con potenza massima di 1 W. Questa versione ha ricevuto qualche critica sulla pagina di supporto Express LRS, in quanto nell'eventualità di un aggiornamento andato male, le operazioni di recupero sono un po' macchinose. Ho già visto qualche video su come ripristinare il modulo e alla fine posso dire che non è niente di impossibile. Con un po' di pazienza si risolve tutto senza problemi. Inoltre, l'eventualità che il firmware si corrompa è una cosa piuttosto rara. Tutte e quattro le versioni sono valide e la scelta dipende un po' dalle vostre esigenze. Se avete già vari modelli con riceventi FlySky o FRSky, prendete la versione multiprotocollo, eventualmente anche con l'aggiunta del modulo esterno e di una ricevente. Se invece il modulo multiprotocollo non vi serve, potete valutare la versione con modulo interno Express LRS. Considerato anche che è la versione più economica, potreste puntare direttamente a questa. Nel caso comunque, mettete in conto che dovete prendere anche qualche ricevente Express LRS a 2.4 GHz. Visto che abbiamo parlato di moduli esterni, montiamo subito il supportino che ci fornisce Jumper. Infiliamo il connettore in questo modo, aiutandoci con un piccolo cacciavite. Per finire, blocchiamo la plastica con le tre viti che ci vengono fornite in dotazione. L'alloggio è di tipo light e grazie all'alimentazione data dalle due Lion in serie possiamo usare qualsiasi modulo presente in commercio anche alla massima potenza.
Come vedete qui abbiamo FRSky R9, TBS Crossfire o BETF PV Express LRS, ma possiamo usare anche Immersion RC Ghost o TBS Tracer. Come vedete il modulo monta perfettamente. Per ultimo ho ottenuto l'argomento gimbal, questi sono di tipo all sensor con tecnologia digitale che non risente dell'effetto usura. Come gimbal mi sembrano gli stessi della vecchia T-Lite, sono ok e fanno il loro lavoro, ma a mio parere si sente che sono di quelli economici. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e vi dico subito cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto di questa Jumper T-Pro. L'aspetto migliore secondo me è l'alimentazione con due 18650, queste batterie sono molto facili da reperire ed hanno una buona durata, secondo me questo è il metodo migliore per alimentare un radiocomando. Inoltre questo tipo di alimentazione ci permette di usare qualsiasi modulo esterno presente in commercio alla sua massima potenza. Nel caso poi non ci interessi questa caratteristica, si può rimuovere il supportino e dare un aspetto molto più pulito alla radio. Buono l'anello per la tracolla, cosa non scontata in quanto non tutte le radio compatte ne hanno uno. Quello che non mi è piaciuto invece è il comparto switch, pochi interruttori e mal congegnati, per me un vero peccato. Giudizio leggermente negativo anche per i gimbal, anche se non completamente bocciati si poteva fare qualcosina in più, invece di riciclare quelli vecchi del precedente modello. Per quanto riguarda il panorama delle radiocompatte tipo joypad, su una fascia di prezzo leggermente superiore troviamo la Radio Master Zorro e le Flight Commando 8. Al momento comunque non ho ancora avuto modo di provarle, quindi non posso esprimermi in merito. Se invece puntate le migliori, al momento abbiamo la X-Lite o la Tango 2. Queste sono due ottime radio, ma il prezzo è decisamente più alto rispetto a quello della T-Pro. In conclusione posso dire che tutto sommato gli aspetti positivi superano quelli negativi e anche se non perfetta questa Jumper T-Pro risulta una scelta da tenere in considerazione. Se cercate una radio compatta e il vostro budget non vi permette di puntare alla top gamma, questa potrebbe fare il caso vostro. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.